Avete mai notato questa curva luminosa? Sì, esatto, quella che talvolta appare sul fondo della vostra tazza, oppure direttamente sulla superficie di ciò che state bevendo. È una figura molto particolare, quasi artistica. Ma da dove viene? Voglio dire, ha sicuramente qualcosa a che fare con la riflessione della luce. Ma la tazza ha una forma circolare. E allora in che modo si creano quei due archi uniti da una punta centrale? Se vi siete mai fatti questa domanda, oppure siete semplicemente curiosi di conoscere la risposta, beh, questo è il video che fa per voi. Io sono Davide e quello che state vedendo è il primo video di una nuova rubrica qui sul mio canale, che ho deciso di chiamare La fisica sotto il naso. Tramite questa serie cercheremo di dare voce a quei fenomeni fisici della vita di tutti i giorni che, nonostante vengano spesso ignorati, nascondono talvolta un'intrinseca bellezza. Nel video di oggi, utilizzando gli strumenti della fisica, scopriremo l'origine di questa curiosa curva. E nella seconda parte... Con un po' di impegno capiremo anche per quale misteriosa ragione ha lo stesso profilo di questa. Saremo in poche parole testimoni di un affascinante sodalizio tra fisica e geometria. Tutto questo dopo la sigla. Data la semplicità con cui si può osservare, è chiaro che questo fenomeno abbia destato l'attenzione dei più curiosi fin da tempi antichissimi. Ma chi per primo ne diede una descrizione scientifica fu il fisico e matematico olandese Christian Huygens. Nel 1690, in concomitanza con la pubblicazione del suo Trattato sulla Luce, all'interno del quale nelle ultimissime pagine si trovano schemi e riferimenti relativi proprio a questo curioso effetto. Tra l'altro, ho già parlato di Christian Huygens e del suo trattato sulla luce in un precedente video, nel contesto della prima storica misurazione della velocità della luce. Vi invito a dargli un'occhiata se siete interessati. Ma perché la prima descrizione di questo fenomeno si trova proprio in questo trattato? Beh, lo suggerisce il nome stesso. La luce ne è la protagonista. E quando in fisica si parla di luce, beh, allora non si può fare a meno di parlare delle leggi dell'ottica, che sono proprio gli strumenti che utilizzeremo nella nostra indagine. Ma proviamo a capirci qualcosa. Huygens tramite il suo trattato gettò le basi di quella che oggi viene chiamata teoria ondulatoria della luce, dando per essa una rigorosa descrizione matematica. Ma per spiegare l'origine della curva luminosa nella tazza non è necessario un approccio tanto formale. Anzi, per i nostri scopi, tutto ciò di cui avremo bisogno si trova all'interno del più accessibile campo dell'ottica geometrica. Essa è la più antica branca dell'ottica ed è in grado di spiegare buona parte dei fenomeni ottici che ci circondano, considerando una sorgente di luce come composta da innumerevoli raggi luminosi. Sono tre le leggi sulle quali si basa l'ottica geometrica, ma soltanto due ci torneranno utili. La prima legge afferma molto semplicemente che i raggi luminosi seguono percorsi rettilinei. Convincersi di quest'ultima è abbastanza semplice, dato che gli oggetti opachi investiti da un fascio di luce proiettano in effetti un'ombra dai contorni ben definiti. La seconda legge, altrettanto semplicemente, afferma che L'angolo di incidenza e di riflessione di un raggio luminoso sono uguali. Notiamo a questo proposito che entrambi gli angoli si intendono misurati rispetto a una retta perpendicolare alla superficie riflettente. Anche questa legge è facilmente verificabile e risulta fondamentale per i nostri fini. In effetti, la superficie interna di una tazza è tipicamente riflettente. Un po' come se fosse uno specchio. Infine la terza legge ha a che fare con il fenomeno della rifrazione. Ma in questo caso potremo farne a meno. Bene, stabiliti gli strumenti necessari, siamo pronti per comprendere l'origine della misteriosa curva luminosa. Non complichiamoci la vita e consideriamo per ora al posto di una tazza un sottile specchio semicircolare. Un po' come se stessimo guardando la tazza dall'alto. Vedremo che questo modello semplificato sarà sufficiente per far apparire la tanto agognata curva luminosa. Un'altra approssimazione che viene spesso utilizzata in ottica geometrica. E che utilizzeremo anche noi, consiste nel considerare i raggi di luce incidenti sullo specchio come perfettamente paralleli. Questa scelta è ampiamente giustificata in tutti quei casi in cui la sorgente luminosa si trovi molto distante dallo specchio, circostanza che, per l'appunto, assumeremo. Beh, perfetto, non ci resta che applicare la legge della riflessione vista in precedenza. Sorge però a questo punto una domanda spontanea. Come posso sfruttare tale legge se lo specchio è circolare e non piano? È molto semplice. Innanzitutto è bene notare che uno specchio semicircolare, in ogni suo punto, per certi versi assomiglia ad uno specchio piano. In particolare tale specchio piano è, in ogni punto, orientato in direzione tangente alla semicirconferenza. Inoltre, per nostra fortuna, un segmento perpendicolare a questo specchio piano, altri non è se non il raggio stesso della semicirconferenza rispetto al quale misureremo gli angoli di incidenza e di riflessione. Niente male, abbiamo trasformato uno specchio curvo in una marea di specchi piani, dei quali conosciamo perfettamente il funzionamento. Ottimo, vediamo finalmente cosa accade ad un fascio di raggi paralleli incidente sullo specchio. Iniziamo a vedere cosa succede ad un singolo raggio di luce, quando questo incontra lo specchio. Come abbiamo detto, per trovare la direzione del raggio riflesso non dovremo far altro che sfruttare la legge della riflessione. Non prima però di aver trasformato lo specchio semicircolare nel punto di incidenza in uno specchio piano. Come detto, tale specchio piano è tangente allo specchio curvo e per individuarlo ci basta ricordare che il raggio della semicirconferenza è sempre perpendicolare a tale piano. E sarà per questo il riferimento tramite il quale imporremo la legge della riflessione. Ma allora il raggio riflesso seguirà la direzione per la quale l'angolo di incidenza è uguale all'angolo di riflessione. Proviamo a prolungare un altro raggio luminoso e a fare lo stesso ragionamento. Al solito, nel punto di incidenza, lo specchio semicircolare è come se fosse piano e sappiamo inoltre che il raggio è sempre perpendicolare a tale specchio. Sfruttiamo quindi il raggio per misurare gli angoli e far valere la legge della riflessione. Come potete intuire, essendo il fascio costituito al limite da un'infinità di raggi luminosi, dovremmo stare qui un'infinità di tempo per farli riflettere tutti. Ma per fortuna, già tracciandone una ventina, inizia ad intravedersi un profilo familiare che come potete immaginare diventa sempre più fedele alla curva luminosa nella tazza, all'aumentare dei raggi riflessi. Eccola qui, ecco spiegata l'apparizione di questa misteriosa curva luminosa. Essa non è nient'altro se non il profilo che si genera sovrapponendo gli infiniti raggi di luce riflessi. In gergo tecnico una curva generata dalla sovrapposizione di altre curve viene detta inviluppo e più nello specifico in fisica la figura luminosa generata dalla sovrapposizione dei raggi di luce riflessi viene chiamata catacaustica e la curva luminosa che talvolta vediamo all'interno di una tazza ne costituisce un perfetto esempio. In particolare, questo profilo risulta essere la metà di una curva ben nota in geometria, tanto da avere un nome. Essa è chiamata Nefroide, dal momento che la sua forma ricorda quella di un rene, ed è caratterizzata da due cuspidi, ovvero queste due punte. Potresti obiettare che quello appena visto è un modello bidimensionale e quindi inadatto a spiegare la reale osservazione del fenomeno, essendo la tazza un oggetto tridimensionale, sulla superficie della quale i raggi incidono obliquamente. Beh, avete ragione, ma è comunque possibile dimostrare, usando la legge della riflessione in tre dimensioni, che per una tazza cilindrica la figura luminosa risultante è ancora la metà di un nefroide. Lascio il link di questa analisi più approfondita in descrizione. Proviamo adesso a rilasciare l'assunzione di sorgente di luce molto lontana e posizioniamola proprio sulla circonferenza. Vediamo cosa succede. Per farlo sfruttiamo GeoGebra, grazie al quale possiamo muovere la sorgente di luce nello spazio e vedere in tempo reale la catacaustica risultante. Possiamo vedere un solo raggio alla volta, ma non importa, ora concentriamoci sulla figura risultante. Potete farlo anche voi, lascio il link al sito in descrizione se volete divertirvi. Come si può vedere, se la sorgente è lontana, la figura risultante è praticamente una nefroide, ma se la avviciniamo alla circonferenza, vediamo che la figura via via muta fino a quando non posizioniamo la sorgente proprio sulla circonferenza. Ecco che improvvisamente la catacaustica si è modificata al punto da rimanere con una sola cuspide. Anche questa curva è ben nota ed è chiamata cardioide, data la sua somiglianza con un cuore. Si può dimostrare che nel caso tridimensionale è possibile ottenere una cardioide con una tazza a forma di tronco di cono e un fascio di luce che abbia un'inclinazione uguale a quello della tazza. Nel caso reale dunque, tenendo in considerazione le diverse variabili in gioco, come per l'appunto la forma della tazza e la sua distanza dalla sorgente di luce, quando è visibile la tipica curva luminosa a doppio arco, stiamo in effetti osservando una curva ibrida tra una cardioide e una nefroide. Ecco in poche parole come trasformare la banale azione quotidiana di bere da una tazza in una affascinante lezione da parte della natura. Meraviglioso. Ma come accennato all'inizio del video, le sorprese non finiscono qui. Esiste infatti un'incredibile connessione tra fisica e geometria, che fa sì che queste curve, oltre che essere generate dalla legge della riflessione, si manifestino anche sotto condizioni apparentemente inconciliabili con l'ottica, come ad esempio il rotolamento di circonferenze l'una sull'altra. Di questo e di altri fantastici risultati geometrici parleremo nella seconda e ultima parte di questo video. Siamo solo a metà del nostro viaggio, ma se voi siete interessati ad arrivare fino a destinazione, beh, non vi resta che lasciare un mi piace e iscrivervi al canale per non perdervi la seconda parte, ma soprattutto per rimanere aggiornati sui progetti futuri. Io spero che il video sia stato interessante, come al solito vi ringrazio per la visione e ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti!